Guarda, diciamo che un po' entrambe le cose. Sicuramente c'è rammarico, data per come si era messa la partita, anche se abbiamo sofferto, la superiore numerica del Monterosi. Abbiamo provato a difenderci, poi da degli episodi sono nati gol, da calci da fermo, quindi sicuramente in settimana, come sempre, vedremo le cose positive e quelle meno positive, andremo a lavorare sugli aspetti che possono avere delle correzioni. Sicuramente c'è rammarico per, ripeto, per come si era messa e niente, continueremo come siamo abituati a lavorare per migliorarci. Sì, è un'azione in contropiede, ho visto Luca che poteva arrivare sulla palla e non, diciamo che non ci ho pensato due volte, anche perché forse ora devo rivedere l'azione, era l'unica possibilità che avevo, quindi ho deciso di calciare, è andata bene, quindi sono contento da una parte, preferivo non segnare e portare a casa 3 punti. Sì, guarda, onestamente con la massima tranquillità sono andato a parlare con l'arbitro dicendo che sull'azione dove abbiamo preso il secondo gol era rimessa dal fondo per noi, io ero lì vicino e diciamo che Lorenzo Milani ha calciato la palla addosso all'avversario, quindi era rimessa per noi tutto qua. Si vede che probabilmente l'ha presa un po' sul male o sul personale, comunque sono cose che capitano. Io sono tranquillo perché mi sono rivolto con la massima educazione, poi sta insomma all'arbitro decidere se comunicare o no col giocatore. Devo rivedere la partita perché poi viverla da dentro è diverso. Sicuramente Monterosi si è alzato e diciamo che in queste partite in squadra dove ci sono magari, chiamiamole così, meno pressioni, si prova, quando si va sotto, a giocare con maggior coraggio. Sicuramente noi, ripeto, bisogna guardare e quello faremo in settimana, quello che potevamo fare meglio per cercare di arginare quello che insomma ha fatto il Monterosi. È normale che, ripeto, dopo l'espulsione la partita è andata insomma in un modo difficile da gestire, comunque la superiorità numerica la facevano sentire, poi avete sofferto ovviamente sì, anche la solidarietà. ovviamente sì, abbiamo sofferto, peccato, rimane un po' l'amaro in bocca. Agli anni di risultati. Guarda, onestamente, con tutta sincerità, ora è veramente molto presto per guardare la partita, per guardare la classifica. Andiamo e lavoriamo partita dopo partita perché è importante adesso avere un'identità e arrivare al risultato con un'identità ben precisa, una mentalità vincente. Lavoriamo tutti i giorni per questo, poi a fine anno tireremo una riga e vedremo dove saremmo stati in grado di arrivare. Sì, esatto, mi trovo fisicamente e mentalmente meglio rispetto all'anno scorso. Anche il fatto di essere qua per il secondo anno, diciamo, mi ha fatto sentire più tranquillo e più responsabilizzato per quanto riguarda, insomma, la squadra e la piazza. È normale che poi anche il mister, insomma, mi ha dato inizialmente e mi continua a dare una grande mano come il resto dei compagni, e quindi diciamo che avere un gruppo che lavora bene e dà sempre il 200% tutti i giorni della settimana ti porta poi a lavorare in un certo modo e diciamo ad alzare costantemente l'asticella.